Ciao Randelovic, tornare a Brescia è stato comunque bello, anche se ti è andata, diciamo, male dal punto di vista fisico e del risultato. Sì, prima voglio dire complimenti per i giocatori di Brescia, sono stati veramente cattivi e niente, questo è il risultato vero. Noi abbiamo giocato senza due giocatori importanti, per quello è così. Dobbiamo continuare a lavorare e prepararsi per il campionato ungherese. Ah, è bello, è sempre divertente, con lui abbiamo passato due belli anni. Lui che è un compagno di squadra, è anche un amico, abbiamo passato bei momenti anche fuori dall'acqua, quindi è sempre un piacere giocarci contro. Hai stretto tante mani, tanti abbracci, tanti saluti qua a Brescia, hai lasciato un bellissimo ricordo. Sì, sì, è sempre un campione. Sempre. Complimenti per un vero campione. Uomo che è venuto da famiglia di presciutti. Campione. È stato sempre un piacere giocare qui. Mi dispiace perché ho perso, però prossima volta spero che hai vinto. Di sconfitte Randelovic ne ha subite anche quando giocava nella N Brescia, ma ancora una volta ha confermato di essere un grande lottatore. Non lamenta il colpo preso da Muslim in maniera involontaria per tutta la gara, praticamente giocato fasciato con un vistoso taglio in testa. E lui l'antieroe di questa serata memorabile, vissuta in pieno stile N Brescia da ambo le parti, tanta grinta e voglia di non mollare nemmeno di un centimetro. A prevalere la squadra che ha dimostrato più convinzione, come analizza Bovo. Sì, no, devo dire che sono contento perché abbiamo controllato la partita dall'inizio alla fine, penso che è anche una buona prova di maturità. La gestione e il controllo del gioco, ci sono state qualche prestazione anche importante oggi, vedi il portiere, vedi quella di Nicolas Presciutti che ha fatto una grande partita, hanno fatto una grande partita, ma al di là di quello il collettivo ha giocato bene, anche un buon apporto hanno dato ai giovani, perché per noi sono fondamentali i minuti che danno, perché poi alla fine se no soffriamo, e questo è un altro aspetto positivo. Speriamo di recuperare Paskovic prima possibile. Erano tre punti fondamentali e direi che l'abbiamo affrontati nella maniera giusta. La formazione bresciana trova la prima marcatura con Bertoli, raddoppiando con una fiammata di Nicolas Presciutti per il raddoppio. La risposta ospite arriva con Kovac, che dimezza le distanze. Nel secondo tempo Nicolas Presciutti allunga nuovamente, seguito da Valerio Rizzo. Ancora Kovac sul rigore, ma Guidi ricaccia a distanza i magiari. Sul risultato di 5-2 diventa poi facile controllare la seconda parte della gara per i padroni di casa, a segno con Janovic, ancora Nicolas Presciutti e Vucevic, prima della rete di Capitan Presciutti con una dedica al neonato. E, vabbè, sicuramente è stato un weekend molto intenso, sia sportivamente che emozionalmente, quindi è stata una doppia vittoria. Uno, la prima me l'ha conquistata mia moglie, quindi è stata una grande vittoria che l'ha conquistata lei. La seconda io insieme ai miei compagni di squadra, perché comunque era una partita da vincere e l'abbiamo vinta, anzi devo dire che l'abbiamo anche vinta bene, giocando veramente bene, possiamo sempre far meglio, quindi diciamo che sono stati 2-3 giorni abbastanza di tensione e emozione dentro la famiglia, meno per me, soprattutto per Cristian, però io veramente amo le sue figlie, adesso anche il suo figlio. Quindi sì, dedichiamo questa vittoria e le prestazioni a lui soprattutto e gli diamo il benvenuto in famiglia.